Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. La consueta sfida mai disputata tranne che per alcuni episodi, la consueta contesa con il direttore di gara dodicesimo uomo dell'Inter, il gol del pareggio irregolare e situazioni che appaiono trascurabili ma che influenzano il corso del match. Guarda il video per intero, ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. In una partita destinata a rimanere impressa nella memoria per il gol irregolare del pareggio dell'Inter, la Juventus di Allegri ha affrontato l'Inter di Inzaghi in un confronto che ha visto i bianconeri difendersi nella propria area di rigore per la maggior parte del tempo. La tattica adottata dalla Juventus ha sollevato diverse domande, specialmente riguardo all'impiego dei suoi attaccanti, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Entrambi si sono ritrovati sempre impegnati nel pressing lontano dalla porta avversaria. Questa strategia ha pesantemente limitato le loro possibilità di essere incisivi in attacco. Tuttavia, Vlahovic si è distinto come il miglior giocatore in campo, segnando l'unico gol per il club bianconero frutto di un'azione di contropiede da lui iniziata e continuata da Chiesa in un triangolo perfetto con il serbo. Dall'altra parte, le prestazioni degli attaccanti dell'Inter non sono passate inosservate, ma per ragioni ben diverse. Le molteplici simulazioni dei giocatori nerazzurri hanno suscitato scandalo, accrescendo il clima di crescente tensione sul rettangolo verde. Inoltre, le decisioni arbitrali hanno generato grosse polemiche. Il gol dell'Inter è scaturito da una gomitata di Darmian su Chiesa, ma né il VAR né l'arbitro hanno rilevato nulla. Forse, come al solito contro l'Inter, il VAR non funziona e l'arbitro non vede. In aggiunta, un fallo al limite dell'area su Vlahovic altrettanto scandaloso, non è stato fischiato, e le ammonizioni, come consuetudine, sono state riservate esclusivamente ai giocatori della Juventus, mentre i nerazzurri sembrano godere di una notevole immunità. L'Inter, come detto, ha trovato il pareggio grazie a Lautaro Martinez, sfruttando un fallo scandaloso in un momento di sbilanciamento della Juventus nella fase finale della partita. I cambi di Allegri, con l'ingresso di Milik, Kean e Alexandro, non hanno dato il contributo che si sperava. Nel frattempo, l'arbitro ha continuato a prendere decisioni opinabili, il più delle volte a favore dell'Inter. In conclusione, questa partita ha messo in evidenza i difetti della Juventus, soprattutto in termini di impostazione del gioco, e confermato fin dall'inizio il favoreggiamento arbitrale per l'Inter. E voi cosa ne pensate dell'arbitraggio di questa partita? Se volete condividere la vostra opinione su questa discussa direzione arbitrale, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.